Asia Argento e Fabrizio Corona. Non si fa che parlare della coppia del momento. Tutti i salotti televisivi li vorrebbero come ospiti e tutti i magazine di gossip, e non solo, sono pronti a tutto pur di avere qualche scoop. In questi giorni i due piccioncini si sono divisi tra Mediaset e Rai per raccontare la loro storia d'amore. Corona, ospite del salotto di Verissimo, ha raccontato di aver incontrato l'Argento lo stesso giorno in cui è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 2018 per parlare con la ex Silvia Provvedi. È scattato subito qualcosa, ha rivelato l'ex paparazzo dei VIP, che poi è andato nei dettagli raccontando alcuni dettagli intimi. Asia Argento, invece, ospite della zia Mara Venier, ha confermato di essere presa dal fotografo. Mi ha stupito, è una persona sensibile, profonda, dolcissima. E mi ha stesa, subito. Poi la regista ed attrice l'ha riempito di complimenti, è bellissimo lui, è più buono del pane. Prima di raccontare il primo incontro, la prima volta ci sono stati baci, abbracci e carezze. È stata una cosa molto tenera, che ci ha fatto bene. Nessun particolare di tipo sessuale da parte di Asia Argento, che ha confidato alla zia Mara. Quando ieri avevo scoperto che lui lo aveva fatto, avevo pensato di non venire qui e di non voler mai più vedere neppure lui. Bravo amore, il commento sui social di Asia. Asia Argento ha scelto di commentare la puntata di Verissimo che ha visto Fabrizio Corona ospiti di Silvia Toffanini. Lo ha fatto con una foto tra le sue Instagram Stories. Il suo nuovo fidanzato appare col volto tumefatto e il pugno tra le labbra. Bravo amore, aggiunge lei insieme al tag. La storia è stata poi ripresa dallo stesso Corona, che l'ha pubblicata a sua volta per mostrarla ai suoi followers. In questo modo, dunque, l'attrice ha voluto legittimare la loro relazione dopo le dichiarazioni dell'ex fotografo dei VIP in trasmissione, dove peraltro l'ha definita come Dio. Corona proprio a Verissimo ha spiegato di avere tante cose in comune con Asia Argento, con la quale può parlare per ore. So che ha risposto alla madre, che non conosco. Mi piacerebbe conoscere il padre. Lei è bellissima, sono presissimo, ha raccontato l'ex paparazzo nello studio di Silvia Toffanini. Punto a pianto leggendo i miei libri. Uno degli argomenti principali dell'intervista di Fabrizio Corona a Verissimo non poteva che essere la relazione appena nata con Asia Argento. L'ex re dei paparazzi ha raccontato che a legarlo a lei è stata l'affinità delle loro situazioni oltre che le evidenti qualità dell'attrice. Siamo due persone con dei contenuti, lei lavora da 30 anni, attrice americana, racconta Corona, negli ultimi 4 mesi ha perso il lavoro, una famiglia difficile con due figli da crescere con due padri assenti. Fabrizio entra anche in cose più private e aggiunge, dopo aver fatto l'amore lei è andata a comprare tutti i miei libri per conoscermi a fondo, mi ha chiesto una dedica e le ho scritto, tu sei Dio e a me piacerebbe tornare a crederci di nuovo. Una frase davvero importante, che conferma l'effettivo legame che si è creato tra i due. Le rivelazioni di Corona Verissimo. Nessuna aspettativa per Fabrizio Corona sulla storia con Asia Argento. Tra i due, il flirt, è appena iniziato e tutto potrebbe accadere in futuro. L'ex re dei paparazzi, però, descrive Asia come la sua parte femminile con cui sta bene. Tuttavia, sul futuro della coppia, gravano i problemi che Corona ha ancora con la legge. Tra 15 giorni decidono la mia libertà perché io potrei tornare in galera. Il 26 novembre ho l'udienza con il tribunale di sorveglianza.
Se il mio comportamento dovesse essere valutato non conforme alle regole dell'ordinamento penitenziario potrebbero non confermarmi l'affidamento in prova e potrei tornare in carcere, afferma Corona che, alla domanda di Silvia Toffanin se abbia paura aggiunge, sono 13 anni che vado davanti ai giudici. La mia non è paura perché quella non ce l'ho mai, è più uno stress mentale. Cosa accadrà, dunque, tra Fabrizio Corona e Asia Argento? Al tempo l'ardua sentenza. I dettagli a verissimo sulla storia. È da giugno di quest'anno che Asia Argento è al centro dello scoop e del gossip. Il suo nome è comparso su quotidiani italiani, americani e non solo, da quando il compagno Anthony Bourdain, prestigioso chef, si è tolto la vita. Il percorso di Ansia, da quel giugno fino ad oggi, ha intrapreso strade differenti, tortuose, complicate fino ad arrivare a quella che per nome ha quello di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, presente sabato in studio a Verissimo, si abbandonerà a numerose dichiarazioni che riguarderanno proprio anche la figlia del re del cinema horror. I due, infatti, hanno iniziato una frequentazione e Corona sembra essere molto preso da Asia, tanto da dedicarle profonde parole di stima durante la registrazione della puntata. Le parole di Corona Verissimo. Lei, M al femminile, racconterà a Fabrizio Corona Verissimo riguardo Asia Argento. La prima volta l'ho vista a casa sua il pomeriggio prima di andare al Grande Fratello. Per questo poi ero un po' stordito, perché avevo la testa da un'altra parte. Noi, prosegue, siamo pieni di caos, due persone che hanno sofferto. In 15 giorni che ci frequentiamo mi conosce meglio di una persona che mi frequenta da sempre, perché siamo simili, abbiamo un tormento interiore che è difficile da capire. Fabrizio Corona racconterà a Silvia Toffanin il loro primo incontro e di provare un sentimento molto forte, sono presissimo, mi piace tantissimo. Asia non è come le altre ragazze, è un'altra cosa. Si è letta i miei libri. Dopo aver fatto l'amore mi ha chiesto un dedica sul mio libro Mea Culpa e le ho scritto, tu sei Dio e a me piacerebbe tornare a crederci di nuovo. Ci sentiamo tutti i giorni, la rivedrò settimana prossima. Voglio passare del bellissimo tempo con lei. Quando viene a Milano mi piacerebbe farle conoscere Carlos, ma lei predica calma, perché è una donna di 43 anni. È troppo bello. Fabrizio Corona ha messo la quinta in questa nuova conoscenza con Asia Argento. I due hanno un passato molto forte, tormentato, turbolento e questo potrebbe essere il motivo di così tanta attrazione. Se, da una parte, Fabrizio Corona ha parlato di Asia Argento a Verissimo, lo stesso ha fatto l'attrice alla Repubblica delle Donne durante cui a Chiambretti ha raccontato cosa pensasse dell'ingresso di Fabrizio al Grande Fratello, non riusciva a congiungere quella persona rabbiosa con la persona che avevo conosciuto e ho cambiato canale, ho messo X Factor e mi sono incata ancora di più. È un uomo profondo, intelligente, che ha sofferto. Ha idee interessanti, è matto, caotico e poi è troppo bello, troppo bello. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.